Ciao a tutti e benvenuti al Purple Stories. Anche oggi porto il kimono perché con l'ospite che oggi appunto raggiungo le 603 persone. Sto parlando di Flavia Scemmani. Buongiorno, prego. Grazie Giacomo, grazie, è veramente un grande onore per me essere qui con te. Grazie. Allora, io una ragazza, una donna che ho conosciuto per Foligno, però che ho avuto modo di parlare, conoscermi nella giornata della gentilezza mondiale. Esatto. A Foligno. Grazie Giacomo, e davvero per me è stato un onore che siamo stati insieme il 13 novembre nella giornata mondiale della gentilezza, perché non soltanto a Foligno ma in 27 paesi del mondo si è celebrato questo evento che ci ha visto proprio parlare di gentilezza attraverso la poesia, attraverso l'arte. E personalmente come poetessa sono felice di aderire al Movimento Nazionale della Gentilezza come ambasciatrice, perché mi rendo conto che la poesia, come sottolinea anche l'UNESCO ogni 21 marzo, che è la giornata internazionale della poesia, è proprio portatrice di valori, e in questo linguaggio evocativo è semplice appunto diventare ambasciatori di un valore così importante come la gentilezza. La gentilezza è questo un sentimento tra virgolette nobile? È un sentimento nobile, ma è anche la chiave che apre tutte le porte, e ci sono degli elementi semplici che ognuno di noi, diciamo, può utilizzare durante la giornata, che possono essere un sorriso, un abbraccio, una carezza, tutto quello che ci fa sentire accolti ma che ci dà anche la possibilità di accogliere l'altro. Manca a tuo pensiero oggi la tolleranza? Ma io penso che ci sono delle realtà meravigliose in tutto il mondo dove la tolleranza esiste e dove davvero si diventa anche in delle situazioni molto difficili e molto particolari testimoni anche di situazioni in cui la tolleranza è proprio in quel momento protagonista. È vero che ancora c'è un cammino molto lungo da fare, è un cammino proprio rivolto al nostro pensiero, al nostro sentire, al nostro cuore, che riguarda l'accoglienza. C'è una canzone che non so se la conosci, la metterò come base nel montaggio, che si chiama Why Can't We Be Together? Non la conosco, o forse non conosco il titolo. L'essere umano, a tuo pensiero, è un animale sociale? Sicuramente sì, dal momento in cui ci troviamo in grembo un figlio, da lì parte proprio la bellezza della vita, che è l'accoglienza, appunto, come dicevamo prima, e questo ci porta a desiderare costantemente di nutrire l'altro sotto ogni forma, e di accogliere, di nutrire e di portare avanti poi questo percorso per tutta la vita. Una carta vincente nella vita è il sorriso? Sicuramente, il sorriso è innato in ognuno di noi, però poi c'è chi ha la fortuna di averlo stampato sul volto tutti i giorni, e questo davvero è un grande privilegio. Bene. Sì, sì. È bene anche sempre essere positivi con il prossimo. Sempre, sempre positivi, sempre ottimisti, perché comunque l'ottimismo paga. Paga in quanto ad ogni problema c'è sempre una soluzione, che di sicuro da soli a volte è difficile trovare, quindi per questo serve stare insieme, perché insieme sicuramente si è più forti. La vita è fatta di momenti chiari e momenti scuri. È importante sempre essere positivi.
Sempre, Giacomo, perché io penso che esistono dei momenti scuri che a ognuno di noi hanno dato tanto, non subito, non mentre accadevano, perché in quel momento ci hanno lasciato magari vuoti, insicuri, e ci hanno fatto sentire che davvero eravamo fragili, però poi quando ne siamo usciti abbiamo trovato tutti in quel momento un insegnamento, e da lì la forza proprio di andare avanti e di proseguire. Certo. E una definizione che ho appurato: nella vita spesso o bevi o affoghi. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, e sono d'accordo che nel momento in cui noi siamo in mare dobbiamo mettercela tutta, dobbiamo davvero utilizzare ogni nostra risorsa per cercare di superare ogni prova, ma sempre considerando quali sono i nostri limiti, e in quel momento, mentre ci accorgiamo di avere un limite, tendere la mano verso qualcuno e farcela porgere da chi trova invece con noi una soluzione, un modo di andare avanti, un modo di non affogare. Io ho detto un pensiero a mio cugino 7 anni fa al mare, ancora non ricordo, e lui mi ha detto, mi ha chiesto: non mollare mai, perché penso sia importante questo. Ti chiedo, l'ottimismo è il profumo della vita? Un profumo stupendo, un profumo che inebria, che invade e che genera sicuramente intorno a noi tante cose belle, positive. Io ti dico che nelle mie poesie, e queste sono proprio il mio stile, non c'è mai niente di negativo, ma non perché io non desideri parlare delle fragilità, tutt'altro, io desidero parlare dell'uomo a 360 gradi, ma questo non ci impedisce di trovare sempre alla fine di ogni verso, di ogni strofa, un qualcosa di estremamente positivo. Quanto impieghi nel fare una poesia? Dipende, ci sono state poesie che ho scritto di getto, anche nel cuore della notte, oppure la mattina presto, che è il momento in cui io scrivo di più, e le ho scritte davvero in poco tempo, poi però torno sempre a leggerle tante tante volte prima di dire che è la versione definitiva di quel testo, perché penso che oggi curare anche lo stile, la grammatica sia importante, perché la poesia è diventato un linguaggio universale che ha permesso a moltissime persone di avvicinarsi alla propria interiorità, e quindi è importante all'inizio cominciare a scrivere di getto, e poi, se si vuole soprattutto condividere la nostra poesia con gli altri, curare la forma. Bene, molto bene. Allora, mia cara, siamo arrivati al fine di questa puntata. Ti ringrazio da morire. Io ringrazio te, Giacomo, perché è veramente un'opportunità di crescita starti accanto. Wow. Grazie. Allora, ricordo il mio sito, che è www.poporne.com. Siate felici, sempre positivi, sempre, sempre. E vi auguro buona vita. Ciao. You are still my brother. Everybody wants to live together. Why can't we live together?